My name is Sam Fisher. Dicono che ti serve aiuto. Cosa posso fare? Siete voi quelli che si ribellano ad Albion? Non pensavo che ci fosse qualcun altro. Io mi sono limitato a informare la gente, ma voi siete passati all'azione. Certo, la tirannia non è un ideale. È un'istituzione fatta da cose materiali. Eliminando Albion faremo posto a qualcosa di meglio. Cos'hai per noi? Ho rischiato la pelle per avere queste informazioni. Sono dati sulle operazioni di Albion, tragitti dei convogli, sospetti sotto sorveglianza, risorse. C'è tutto. Credo che ne farete buon uso. Alla grande, cazzo! Ecco un esempio. Albion ha chiuso King's Cross al pubblico, giusto? Ma la gente non sa che è diventato una loro centrale logistica. Materiali, truppe e non solo. Passa di tutto da lì. Volete dare una bella scossa alla gente? Colpite quel posto. Rendetelo inutilizzabile e intralcerete tutte le operazioni di Albion qui a Camden. E nel resto della città. Bene, sappiamo cosa fare. I piani strategici di Albion ci saranno utilissimi per guadagnare consensi. Ne faremo tesoro. Ora, come portiamo King's Cross offline? Albion ha attivato un generatore di energia ibrido lì dentro. Deve essere potentissimo. Se tu lo sovraccaricassi, sarebbe un bel colpo. Pensavo che l'accesso fosse vietato al pubblico. Come fai a sapere queste cose? L'informazione mi è costata un drone reporter. Ok, forse tre. Ma ne vale la pena se il piano va in porto, giusto?
Raggiungere il generatore non sarà facile. La sicurezza è aumentata, a quanto ne so. Idee? I miei droni reporter sono ancora lì e dovrebbero essere operativi. Puoi usarne uno. Credo che ti convenga, no? Beh, provocare un sovraccarico in un generatore ibrido non è come cuocere un uovo. Ci servono delle specifiche precise. Controlliamo allora. Guarda un po'. Merda, sembra piuttosto complicato. Il drone ha una telecamera funzionante. Una foto può andare, Bugly? Andrà più che bene. A quanto vedo c'è un codice per accedere al sistema del generatore. Software di riconoscimento facciale. Perfetto, usa il codice sul generatore, io causerò un sovraccarico. Dovrebbe bastare per portare King's Cross offline e sabotare il sistema ferroviario. Nessun nuovo crimine segnalato. Ci siamo! Saint Pancras si è rivelata una miniera d'oro di informazioni. Convogli, informatori e dotazioni di Albion. C'è l'imbarazzo della scelta. È quel che ci serve per spronare la gente di Londra, come a Camden. Comprometti le operazioni di Albion e spingerai i cittadini a reagire, quartiere per quartiere. Più insistiamo, più alleati troveremo. Mostreremo a Londra che il DedSec è al suo servizio. Spettacolare! Lo sapevo che il DedSec non era come lo dipinge Albion. Ora lo saprà anche il resto di Camden. Grazie. Grazie. Ora che hai mostrato al quartiere cos'è davvero il DedSec, qualcuno avrà voglia di unirsi alla causa, capisci?
Molte persone aspettavano solo di trovare l'occasione per reagire. Credo che una persona ti contatterà presto. Da quel che so, non sta nella pelle. Magnifico. Qualunque dritta è ben accetta. Beh, ammetto di essere sorpreso. Ce l'hai fatta? Ho perso la scommessa con Sabine. E inoltre i tuoi sforzi di attivista hanno rivelato una nuova fonte di informazioni. Il mio occhio vigile ha notato qualcosa di interessante al Ministero della Gestione Civica. Di che si tratta? Il Signals Intelligence Response Service, o SIRS, o la Gestapo che guida a sinistra, ha... ha sviluppato una tecnologia di ricostruzione in RA. È l'ultimo grido in fatto di privacy sbriciolata e potrebbe essere determinante nella nostra ricerca di Zero Day. Sì.